Ma intanto si tratta di un progetto a favore dei soggetti con pluriminorazione, quei soggetti che oggi, oltre alla disabilità visiva o l'ipovedenza, hanno altre limitazioni aggiuntive, e quindi si è trattato di creare in sinergia attraverso un'equipe multidisciplinare, tanti operatori qualificati e competenti, dare tanti servizi per tirare fuori dall'emarginazione più totale quei soggetti che, seppur avendo pluriminorazioni, possono con tempi e modalità differenti raggiungere e tirare fuori le loro potenzialità. Intanto è importante sostenere questa legge e rimpinguarla dei 50.000 euro che con il bilancio regionale è stata decurtata, perché bisogna incidere sul mantenimento, perché è troppo importante dare questo sostegno ai calabresi con pluriminorazioni, in quanto non c'è nessuno che se ne occupa, e non lasciarli fuori ai margini della società. Quindi è fondamentale sostenere questa legge e anzi cercare di ampliarla per dare garanzia a tutti i soggetti, non ad una tantum come è successo in questa prima esperienza, perché qua circa 100 soggetti pluriminorati hanno avuto assistenza, hanno avuto formazione, hanno avuto una vita sociale. Ah, questo è un progetto molto importante perché è un progetto sviluppato a livello regionale su una legge che noi abbiamo fatto approvare, la 17-19, e questo progetto ha dato servizio a circa 100 persone tra famiglie, pluriminorati e altre persone, in cui abbiamo avuto 100 operatori che hanno lavorato in lungo e largo la regione Calabria, dando i servizi un po' a tutti quanti. E quindi abbiamo sviluppato questo progetto sull'integrazione scolastica, sul posto scolastico, sono stato professore di nuoto, abbiamo pensato anche all'IAPB, la prevenzione della cecità. Questo è stato un progetto così bello e così globale, dove abbiamo fatto un ottimo lavoro, e spero che poi la Regione Calabria ci dia i finanziamenti per far partire il secondo progetto, che dovrebbe iniziare a settembre e ottobre. Beh, io credo che sia importante che un ente come l'ente Regione dia questi servizi, ma soprattutto dia queste attenzioni. La mia presenza, ma soprattutto la presenza anche di altri colleghi assessori in giunta, credo che sia il modo per dimostrare che questa attenzione dal punto di vista istituzionale si concretizzi anche in termini di presenza, non una mera ritualità, ma una partecipazione concreta che si esplica anche attraverso azioni a vantaggio e a sostegno di questa categoria. Le alleanze siano utili, e siano utili perché in una società che ha mille bisogni, e una terra come la nostra è una terra di difficoltà e di esigenze diversificate, coloro i quali vivono maggiori difficoltà rispetto agli altri vadano naturalmente stimolati, e vadano seguiti e vadano sostenuti in ogni modo. Per questo io credo che una giornata come questa sia una giornata importante, e noi in futuro dovremo proseguire su questa nuova alleanza con attenzioni ai bisogni, che sono bisogni concreti di una società che è variegata e che vede coloro i quali, come dicevo prima, vivono maggiori difficoltà rispetto agli altri, debbano essere messi nelle condizioni di vivere una vita normale. Intanto per testimoniare una presenza sia personale, perché dopo la descrizione di quello che è stato fatto e il pathos colto nelle parole appena ascoltate, c'è prima veramente un apprezzamento di tipo personale e umano, e l'orgoglio di cittadino calabrese a sapere quali sono queste attività. Soltanto guardare la brochure, pur non conoscendo il progetto, si percepisce quale sia l'amore che c'è in questi progetti. E quindi oggi un saluto per dirvi: voi avete detto saremo presenti, pressanti, eccetera, lo dovrete essere, e a questo punto lo saremo anche noi con voi, sia per le pari opportunità senz'altro, ma anche, fatemi prendere un impegno anche sotto l'aspetto delle infrastrutture. Soprattutto ringrazio i ciechi, gli ipovedenti, le persone diversamente abili e le loro famiglie per l'esempio che da sempre ci avete dato, ci date, per la dignità con cui portate avanti e combattete le difficoltà.
Vi chiedo scusa per l'indifferenza, per il fatto stesso che dovete chiedere quello a cui avete diritto, cioè la dignità. E vi ringrazio per tutte le volte che ci fate capire che cos'è una fratellanza, qual è il dovere che abbiamo come politici, come militari, come cittadini, cioè di esprimerci nella fratellanza, aiutandoci gli uni con gli altri senza secondi fini. Io l'ho imparato da voi tante volte, ringrazio voi adesso, ringrazio Ivo Massai della provincia di Grosseto, il presidente dei ciechi e degli ipovedenti della provincia di Grosseto, che mi hanno dimostrato in mezzo alla strada la forza dei ciechi, la luce grande che c'è negli occhi dei ciechi, come vedono i ciechi. E quindi grazie, e vi porto nel cuore.